There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. Nascere, crescere e formarsi in un piccolo centro montano di 3.000 abitanti, in Sicilia, nel profondo sud italiano, e trovare stretta una capitale come Roma o una metropoli multietnica come New York. Passato e presente di Loredana Cannata raccontano di questi moti dell'animo in un viaggio continuo. A Giarratana le sue radici, gli affetti, la famiglia, gli amici. Sono legata al paese dove sono nata, ma sono libera, diciamo, ecco, sto veramente bene ovunque, ho voglia di vedere il mondo, quindi ecco, magari più che il pensiero mi manca questo posto, il pensiero è voglio andare a vedere questo posto. Adesso mi manca l'Oriente, voglio andare in Thailandia, voglio andare in posti così. Nuovo sì. Nuovo? Cioè, vuol dire che lui è... Diretta sul grande schermo da registi del calibro, tra gli altri, di Paolo Sorrentino e Ferzan Özpetek, attrice di cinema e di teatro, regista, autrice, documentarista, attivista dei diritti umani e di tutti gli esseri viventi. Loredana Cannata lasciò Giarratana subito dopo la maturità liceale, guidata da una necessità ineludibile. Provarci, c'è anche... Io mi dicevo, vabbè, magari posso anche non riuscire, ma non voglio arrivare ad un certo punto della mia vita a pensare chissà come sarebbe andata. C'è anche l'autobiografia di Valentino Rossi che si intitola proprio Pensa se non ci avessi provato. Cioè, pensate se avete una capacità incredibile e magari otterrete un successo enorme, ma magari per paura non provate. Ecco, questa sarebbe veramente la cosa più triste. Quindi provate, credete, però bisogna molto crederci. When you love someone, you may grow. Essere un attivista, cioè dare un contributo al mondo, a creare un mondo migliore, era qualcosa che avevo fin da piccola, pensando ai cartoni animati che mi piacevano, pensando al fatto che fin da piccola ero battagliera, e mi ricordano qui a volte, mi ricordano, ma tu da ragazzina facevi, hai parlato in difesa di, e quindi mi restituiscono pezzetti di me che magari non ricordo e che mi dicono che avevo già dentro anche questo sogno, che forse è più grande, forse in realtà il mio lavoro di attrice è forse più un mezzo che un fine. Quando era piccola questa realtà le stava stretta? Sì, io sognavo Los Angeles, quindi il paesino per me era piccolo, poi soprattutto da adolescente si vuole andare in discoteca, si vuole andare in giro, si vuole stare in mezzo a più ragazzi possibili, quindi comunque il paese, diciamo, fin quando sei piccolo ti dà la possibilità di giocare in campagna, di essere libero, girare per le strade senza nessun problema. Poi da adolescente, diciamo, è vero che con i motorini lo si viveva in modo fantastico, devo dire, tra sala giochi e motorini, però poi da ragazzi nascono anche proprio altre esigenze, quindi da adolescente ho cominciato a starmi più piccolo, andavo un po' in giro, e poi la città, a me adesso sta piccola Roma, quindi per me è piccola New York, quindi insomma ho delle misure e dimensioni un po' strane. When you love someone, you may grow. L'intensità della luce, qui la luce è più forte e si nota, è evidente, qualcosa di visibile, e quindi i colori sono più forti, soprattutto quando, quelle poche volte che riesco a venire in primavera, in cui appunto ci sono questi fiori selvatici, papaveri, ma anche le calendule arancioni, quindi sì, la luce e i colori è la cosa più bella per me. Quando lei torna a Roma, cosa porta dietro? Allora, quando la valigia lo permette, porto anche qualcosa da mangiare, porto i fichi d'India quando riesco, e la promessa, insomma, di tornare il prima possibile. I miei vivono qui e sto cercando di tornare il più possibile. I suoi compaesani, quando la rivedono, quando lei viene qui in vacanza, cosa le dicono?
Beh, mi dicono tutti, beh, allora ci veniamo a rilassare qualche giorno, mi fa piacere vederti. Poi adesso devo dire che manco da 25 anni, quindi alcuni sono partiti e tanti non li conosco, tanti sono nati quando io me ne sono andata, quindi chiedo chi è questo, chi è questa, ma è di qua, è strano, ma si comincia un po' a perdere il contatto, ovviamente, perché le nuove generazioni non le conosco fino ad un certo punto. Poi fortunatamente, ecco, al bar ad esempio c'è sicuramente modo di entrare in contatto anche con le generazioni più giovani. Ovviamente non si può andare via senza aver salutato gli amici. Sì, bisogna salutare gli amici molto volentieri, magari con un aperitivo, un brindisi. Never loved someone like I do.